era già evidente nel 2013 quelli che erano i palesi conflitti di interesse. Ricordo che la Presidente Bracco, già nel 2013, era in conflitto di interesse perché Presidente del Padiglione Italia, al tempo stesso delegata per Confindustria, quindi doveva gestire soldi pubblici per poi eventualmente darli a quelli che avrebbero acquisito quegli appalti. Conflitto di interesse che ha colto e per cui si è dimessa, ma solo 2 anni dopo non solo è diventata rappresentante della Confindustria Lombarda, ma vicepresidente della Confindustria di tutta Italia. E questo si sapeva nel 2013, quindi conflitti di interessi, scambi sulle poltrone, incapacità di avere una visione politica lungimirante sull'Expo e dati che erano poi sotto gli occhi di tutti sulla corruzione, sul malaffare, sull'illegalità tipici dell'Italia. Quindi noi in quella fase avevamo già detto l'Italia oggi, magari tra 20 anni no, ma oggi non è capace di gestire una grande opera.